So, look at my body, to record a fire, professor of Europe and journalism at your university. Thank you very much. Buonasera a tutti. Nell'anno che è appena trascorso ho pubblicato un libro che era intitolato Perché la mafia ha vinto e aveva come sottotitolo La lotta alla mafia e le classi dirigenti italiane dall'unità ad oggi. Questo libro è il quarto libro che io scrivo sul problema della mafia. E questo titolo non è un titolo che ho inventato per vendere di più, ma è un titolo che rispecchia in pieno la convinzione che mi sono fatto dopo tutti questi studi. Questo libro in Italia ha venduto 10.000 copie, però stanno traducendolo in Francia e in Germania e probabilmente sarà tradotto anche negli Stati Uniti. E questo fa capire, io credo, come il problema della mafia, o meglio delle mafie, non è oggi un problema solo italiano, ma è un problema europeo e mondiale. Io sono stato di recente in Germania e ho parlato con una giornalista tedesca, la quale ha scritto un libro sulla 'Ndrangheta, cioè sulla mafia calabrese. Questa giornalista è stata più volte minacciata e teme giustamente per la sua vita, perché la strage di Duisburg, che è avvenuta nel 2007, non significa solo un fatto di sangue, ma è l'espressione di una espansione della mafia calabrese in tutta una zona della Germania centrale e meridionale. Analogo discorso vale per quanto riguarda la Francia, come per quanto riguarda il Canada, e non credo che ci siano misure adeguate per una infiltrazione della mafia nel paese in cui siamo oggi. La verità è che c'è un fattore fondamentale che favorisce l'espansione della mafia, perché la storia degli ultimi 30 anni ha mostrato il declino degli stati nazionali e l'espansione dei mercati finanziari. 3 mesi fa è stato pubblicato negli Stati Uniti un libro di un filosofo della politica che si chiama Alvin, che corrisponde come importanza a quello che è stato uno dei miei maestri italiani, Norberto Bobbio, per gli Stati Uniti, il quale ha scritto un libro intitolato Le democrazie totalitarie, e lo ha scritto perché si è reso conto che la crisi e il declino degli stati di diritto, che è un altro modo per dire le costituzioni democratiche, provoca il dominio di mercati finanziari ormai internazionali
che seguono regole che non hanno nulla di etico e di legale. E questa è la ragione della grande espansione delle mafie, rispetto alle quali negli stati nazionali, nelle organizzazioni internazionali adottano misure contrastive adeguate. Io ricordo che fino al 1997, quindi 12 anni fa, l'Unione Europea non ha adottato nessuna direttiva contro la presenza delle mafie, né lo sta facendo la Germania federale dopo quello che è accaduto a Duisburg. Lo stesso discorso vale per i paesi di cui vi ho parlato, nei quali la presenza della mafia è sicura. In effetti, il fenomeno più preoccupante non è soltanto quello delle stragi mafiose, ma è la diffusione dei metodi mafiosi nelle amministrazioni pubbliche e nei governi contemporanei. Infatti, il caso italiano, che è quello che noi conosciamo meglio e che dura sicuramente da prima dell'unità nazionale del paese, non è stato sconfitto con i metodi repressivi, perché quello mafioso è un problema che nessun giudice o nessun poliziotto da solo può stroncare.